Sia lodato Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è il mercoledì 16 marzo. Non abbandonarmi, Signore mio Dio, da me non stare lontano. Vieni presto in mio aiuto, o Signore mia salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, preghiamo. Custodisci, o Padre, la tua famiglia nell'impegno delle buone opere. Confortala con il tuo aiuto nel cammino della vita e guidala al possesso dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia. I nemici del profeta dissero: venite, tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né la parola ai profeti. Venite, ostacoliamo quando parla, non badiamo a tutte le sue parole. Prestami ascolto, Signore, e odi la voce di chi è in lite con me. Si rende forse male per bene? Hanno scavato per me una fossa. Ricordati quando mi presentavo a te per parlare in loro favore, per stornare da loro la tua ira. Parola di Dio. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Ascolto la calunnia di molti, terrore all'intorno. Quando insieme contro di me congiurano, tramano per togliermi la vita. Ma io confido in te, Signore, dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Lode e onore a te, Signore Gesù. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi verrà, chi segue me, avrà la luce della vita. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: lo possiamo. Ed egli disse loro: il calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli, ma Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Signore Dio nostro, questo sacramento che ci hai donato come pegno di vita immortale sia per noi sorgente inesauribile di salvezza eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Concedi ai tuoi figli, o Padre, l'abbondanza della tua grazia. Dona loro la salute del corpo e dello spirito, la pienezza della carità fraterna e la gioia di esserti sempre fedeli per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Una santa giornata nel Signore. Pace e bene.